Eccoci qua, cari amici. Allora, nel video precedente ho parlato solo io, adesso lascio parlare. No, ma solo tu? No, non è vero, dai, anche io ho detto qualcosa. Sono un po' stanco, ti lascio parlare a te. Allora, ragazzi, abbiamo finito gli anni 50 rapidamente. No, rapidamente no. Comunque, è il famoso processo di americanizzazione. C'ho un amico che mi segue, no? A Roma, che mi ha detto una cosa che... Dice, sai, Agostino, mi ricorda quando studiavamo storia per gli esami di maturità sul Bignami. Dice, per cui io guardo le vostre puntate e mi ricorda quando studiavamo sul Bignami. Esatto. È interessantissima sta cosa della storia versione Bignami. È vero. Dobbiamo cambiare il titolo alle puntate. Non si chiama più Il segreto di Pulcinella, ma Il Bignami di Pulcinella. Il Bignami di Pulcinella. Allora, stavamo parlando dell'americanizzazione dell'Italia attraverso la televisione, attraverso il cinema, attraverso... Sì. Diverse operazioni culturali. Io volevo fare un piccolo accenno, per esempio, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al quale io ho avuto la fortuna di lavorare, partecipare, conoscere il maestro Menotti, ma anche quello faceva parte del processo di americanizzazione dell'Italia, cioè era un festival che nasceva negli Stati Uniti e veniva nella vecchia Italia per mettere insieme questi due mondi, cioè la tecnologia d'avanguardia americana con la storia culturale italiana. Questa era l'idea di Giancarlo Menotti. Tra l'altro Pasolini, mi sembra nel 65, ci partecipò al festival nella Settimana della Poesia. Pasolini era invece quella voce fuori dal coro che ricordava che non siamo veramente tutti americani, che esiste una parte di popolazione che è tagliata fuori dal sogno americano. Perché il sogno americano era quello di uniformare il proletariato con i borghesi sotto un'unica veste del consumatore. Non so se abbiamo parlato di Carosello, non abbiamo parlato di Carosello, ma Carosello faceva parte di questa idea. Pubblicità. E Pasolini dice, guardate, intesa che... Intesa come pubblicità, esatto. Che come la televisione era un altro dei nemici, delle cose su cui Pasolini si schierava contro, ma non perché non le voleva, perché dice... produrranno un effetto di omologazione, E Pasolini dice, attenzione, che esiste un'altra classe sociale che è il sottoproletariato, esatto, che verrà tagliata fuori, che è già tagliata fuori, e invece lui ha questo desiderio e questa necessità di mettere luce su questa parte di popolazione che non viene presa in considerazione. Lo fa soprattutto con i romanzi che scrive negli anni 50. Lo fa come scrittore e poi si dedica al cinema. Esatto, perché lui in realtà aveva un grande amore per la verità. Il cinema è la verità, cioè bisogna raccontare una storia. Nel 1960 comincia a lavorare al suo primo grande capolavoro, che è Accattone. Ci sta lavorando insieme al giovanissimo Bertolucci, sì, suo amico di famiglia, e cominciano a scrivere il soggetto, scrivere la sceneggiatura, cominciano a fare un book fotografico sulle zone di Roma che poi verranno raccontate in Accattone. Poi chiedo a Agostino se ci sa individuare quali zone di Roma è, non lo so. E si presentano da chi? Da Fellini, perché Fellini in quegli anni aveva appena aperto la sua piccola casa di produzione. Pasolini aveva già lavorato con Fellini nelle Notti di Cabiria, sì. Quindi con questo legame va da Fellini e gli presenta il progetto. Fellini all'inizio gli dà fiducia, gli chiede di girare un paio di scene di prova. Sembrerebbe che Pasolini abbia girato queste scene senza sapere come si fa il cinema dal punto di vista tecnico, fotografico, soprattutto linguistico, perché esiste una grammatica dell'immagine, anche se pochi lo sanno. Tant'è vero che Fellini giudica questi lavori sgrammaticati e dice no, guarda, lascia perdere, dice continua a scrivere che è meglio. E quindi Pasolini, diciamo, in quel momento si vede il suo sogno da cineasta abbattuto, però non si dà per vinto, cercherà un altro produttore, troverà Alfredo Bini che lo aiuterà, e da lì farà finalmente nell'estate del 61 comincerà a girare Accattone. Parla a te. Che cosa ti ricordi di Accattone? Io sono nato nel 69, per cui riporto tutti i racconti che ho avuto da Accattone. Accattone, mio zio Franco, per me era... Siamo sempre stati molto legati, molto, molto uniti con Franco. E Franco con me faceva una cosa che non faceva con nessun altro. A me mi telefonava.
a me Franco mi telefonava alle 8 e mi diceva: stiamo a cena a Fiumicino, vieni? Che è una cosa che Franco non ha mai fatto con nessuno, cioè solo col fratello, con Sergio o con mio padre, quando... e uscivamo insieme. Franco quando andava a pesca, Franco era un amante della pesca ma non mangiava il pesce, però gli piaceva tantissimo andare a pesca anche senza amo, una cosa bellissima di Franco. Franco andava a Fiumicino, si metteva sui scogli con la canna, ma non c'era l'amo alla fine del... non c'era l'amo, perché per lui era passato 2 o 3 ore, era cinematografico, ero anche una delle pochissime persone che poteva andare quando lui stava lì, mettersi seduto vicino a lui e rimanevamo lì, ogni tanto ci dicevamo 2 o 3 parole. E niente, praticamente a Cattone è stata la svolta per mio zio Franco, perché Pasolini l'ha visto e ha deciso che non doveva essere un attore, non doveva essere quello, cioè il viso di Accattone era Franco, e l'ha preso e l'ha catapultato in un mondo che Franco neanche conosceva, che non sapeva assolutamente di che si trattasse. E Franco è diventato Accattone e penso che l'abbia fatto bene quel film, l'ha fatta veramente bene quella parte. Beh, tant'è che dopo tu pensi che abbia fatto se stesso? Non ha fatto né se stesso né un altro, ha fatto quello che se trovava lì e gli dicevano come ha sempre fatto nella vita sua. Io non l'ho mai visto come un attore Franco, come... Franco è uno che si è sempre saputo arrangiare. Quando prendeva 100 milioni per aver fatto un film, c'aveva 100 milioni. Quando erano finiti, io una volta lo vidi passare sulla spiaggia a Torvaianica con un'asta e tutte cinte di cuoio, che veniva le cinte di cuoio, nel 76-77. Cioè, Franco è uguale, c'ho i soldi. Ma tu sei a Cattone? Sì. Non... Era domenicano. Un personaggio che forse per la fame che ha passato quando era veramente bambino ha sempre pensato a come devo riempire la pancia, cioè non... Ma ti ha raccontato, ti ricordi qualche aneddoto proprio della lavorazione di Accattone? Per esempio si dice che alcune volte la giornata di riprese doveva essere bloccata perché mancava l'attore, perché spesso, era stato arrestato spesso perché magari la sera usciva Franco, faceva qualche cazzata e la mattina dopo non si presentava perché e allora Pasolini lo doveva andare a tirar fuori, e anche tante scene che hanno dovuto rigirare tantissime volte, perché per dire a Franco se gli veniva da ride durante una scena o durante un'altra, e loro iniziavano a ride, certo. Punto e basta, cioè non è che... Senti, bravamente. Oltre a Franco, chi è presente nel film della tua famiglia? C'è mio padre. Ah, c'è mio padre, sì. Giusto. Mio padre che fa il fratello di Franco. Mio padre fa il fratello buono, quello esatto. Bravo, quello che lo prova Ligio. A portarlo a lavorare. Mio padre, peraltro, mio padre su Accattone fa una parte piccola, ma importantissima, perché fa una delle prime pernacchie non censurate del cinema italiano. Mio padre è quello che fa la pernacchia quando tutti lo sfottono perché lui sta andando a lavorare e tutti i ragazzi seduti fuori al bar lo prendono in giro anche Franco dicendo fratello degenerato, degenere, questo là. E Silvio, mio padre, si gira e fa una pernacchia, è una delle prime pernacchie che non sono state censurate. Non sono state censurate, ma Accattone verrà censurato. Accattone, sì, Accattone è il primo film che è stato vietato ai minori di 18 esattamente, anni. Esattamente, con una legge apposta, ma Pasolini è stato ritirato dai... Pasolini è stata la persona, lo scrittore, poeta, regista più perseguitato, cioè ha fatto sì. 38, se non ricordo male, 38 denunce, 38... denunce molte di più, 38 processi ha subito e qualunque cosa faceva, perché non si omologava, come dicevamo. Accattone è un film che fa vedere quella parte di mondo che Pasolini immagina che scomparirà. Infatti alla fine Accattone muore. Perché muore? Perché nell'idea poetica che ci sta raccontando Pasolini è proprio questa è quella parte di umanità che scomparirà, che questo processo di americanizzazione, di
come voglio dire, ci toglie questa, ci andrà a togliere con il tempo questa bellezza, questa genuinità, ingenuità, esatto, del vero popolo, la verità di quelli che hanno fatto la quarta elementare. Come disse una volta Pasolini, io preferisco parlare con uno che ha fatto la quarta elementare piuttosto che uno che è andato a scuola, perché andando in questo tipo di scuola, cioè erudendoti in questo nella scuola modo, uniformante, sì, comunque perdi la verità. La verità. Che è quella che lui da poeta cercava sempre. Sì. E lui divide, Pasolini infatti divideva questa classe che lui ama, questa classe povera, veramente povera. Poi c'è quelli che odia proprio, i piccoli borghesi, quella classe lì. E poi dice, poi però ritroviamo una parte estremamente acculturata. Ecco, la verità si può trovare o lì sopra o qui sotto. O nel molto alto o nel molto basso. Al centro c'è tutta una... Certo. Che cercheranno poi di omologarla sempre di più. Era questo quello che lui combatteva della pubblicità, della televisione. E per cui lui ha fatto per anni dei film contro quello che invece era il film che andava. Contro quello che veniva proposto continuamente. Ma non solamente contro, era anche per illuminare una zona oscura. Cioè sì, una zona che la comunicazione ufficiale tendeva a non considerare, a non parlarne, a tenerla all'oscuro. Ecco, lui cercava di portare la luce, i riflettori del cinema in quelle zone, in quei quartieri. Quali sono i quartieri dove si svolge Accattone? Allora, tu ricordi? Tutta la parte delle zone vere e proprie è la parte che va dal Pigneto alla Maranella. Ma erano proprio le zone dove viveva la famiglia di Franco? Erano proprio le stesse zone dove viveva? Sì. Per cui lui sceglie la zona di Rebibbia, dove c'è la Niene, la zona dalla Maranella, Torpignattara, insomma quelle zone lì a salire, che era la vera borgata di Roma di allora. Adesso certo, è praticamente centro, adesso, certo. Perché devi fare altri 10 km per arrivare al raccordo anulare adesso da quelle zone, poi c'è la periferia che sta 20 km dopo, ma allora Roma, la vera borgata, la vera periferia era quella, certo, erano quelle zone là. Anche in questo caso lui però, Pasolini poi, quando per esempio fa fare il famoso tuffo a mio zio Franco, ecco Aneta, quello è Franco veramente che si tuffa. Franco era famoso per i tuffi, per essere un atleta da quel punto di vista. Non era una controfigura, ecco. Pasolini voleva per forza mettere la controfigura, perché dice, se succede qualcosa poi l'assicurazione, la preoccupazione era l'assicurazione, cioè se te fai qualcosa. Ma siccome Franco si tuffava ogni 5 minuti, e era bravo, era veramente bravo, il tuffo lo fa Franco, cioè non è una controfigura, è veramente, era uno che faceva sti tuffi da 15 metri col petto d'angelo, meravigliosi. E lo spostano a Castel Sant'Angelo, in pieno centro, a Roma, in pieno centro, fanno vedere Castel Sant'Angelo, il ponte con, certo, le statue. Cioè la contrapposizione. E lo fa apposta tra Cattone, Pasolini, che dice, visto che deve morire, voglio morire con tutto l'oro addosso, sì, come sì, li sì, faraoni. L'idea sì, era quella, sì, non lo possiamo fare dal ponte dell'Aniene, no, si deve vedere chiaro, dietro la Roma imperiale, la... Chiaro. Ecco. Ma in realtà loro, questi giovani, non stavano, non ci sono mai andati lì, perché quella era la Roma ricca. Chiaro, chiaro. Ragazzi, abbiamo superato abbondantemente i nostri 10 un'altra minuti, volta. Ormai andiamo lunghi. Però, voglio dire, se vi piace seguirci, magari qualcuno mi ha detto, ma sono troppo corti i video. Adesso non lo sono forse più, non lo so. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, sì, seguiteci, iscrivetevi, fate un po' tutto quello che volete. La campanella e grazie della pazienza. Un abbraccio.